piano del trasporto pubblico locale. Palazzo Medici passa ai fatti, presentando una serie di novità che rivoluzionano il tracciato delle linee bus a Firenze e nell'area metropolitana, in vista del nuovo bando di gara per l'assegnazione del servizio. Ambiziosi gli obiettivi del nuovo piano: razionalizzazione delle linee per un risparmio di 4 milioni e mezzo di chilometri e di 9 milioni di euro da investire in nuovi servizi per i cittadini. Adesso ci sono finalmente le linee, l'indicazione precisa di dove passeranno gli autobus, non più tutti nel centro storico. Per andare da Scandicci a Sesto non ci sarà bisogno di passare dalla stazione, per andare da Bagnaripoli a Scandicci non ci sarà bisogno di passare dalla fortezza. 4 milioni e mezzo di chilometri in meno, 9 milioni di euro di risparmio, autobus nuovi e soprattutto una grande novità, quella che dalla gara del prossimo anno non ci saranno più tre lotti, non ci saranno più cioè i lotti oggi gestiti dall'ATAF, dalla SIT e da altre aziende, ma un unico lotto, un unico biglietto e un risparmio di 550.000 euro per i cittadini. Una situazione che cambia negli spostamenti, nelle modalità di vita, l'arrivo della linea 1 e poi delle linee 2 e 3 del tram, tutti elementi che ci inducono a ridisegnare la linea. E poi c'è la volontà da parte nostra di avere un approccio veramente diverso. La prima gara è stata gestita, e non poteva che essere così, fotografando un po' quella che era la situazione reale vigente. Noi ci siamo messi invece a progettare, assistiti da tecnici, esperti del settore, pensando a quella che è una linea ottimale per rispondere alle esigenze di mobilità di questo territorio e dei cittadini. Forti e definiti i tratti del nuovo piano. Le linee principali, che oggi trasportano l'80% dei passeggeri, saranno potenziate per mezzi e frequenza. Dovranno correre in corsie protette e non attraverseranno più il centro città. I nuovi capolinea saranno collegati dalle linee del centro storico, che si muoveranno in parallelo alla tranvia. Il centro storico sarà attraversato da tre linee di autobus ecologici. Altra novità, la nascita di linee esterne, un servizio che collegherà in maniera diretta e veloce le aree periferiche e i comuni attorno alla città. Al via anche una campagna di comunicazione e di ascolto dal titolo Signori si cambia. Fino al 25 marzo chiunque avrà idee, suggerimenti, proposte da farci potrà farlo. E questo mi sembra un elemento di grandissima novità. Non è come sempre che i politici, le istituzioni decidono e i cittadini sono chiamati in qualche misura a obbedire. È totalmente diverso. Fino al 25 marzo nelle istituzioni, nelle associazioni di categoria, nei luoghi, negli esercizi pubblici, chi vorrà potrà portare un'idea, un suggerimento, un contributo. Al termine di questa fase di ascolto della gente, bandiremo la gara definitiva. Una prima fase della campagna d'ascolto ha già coinvolto direttamente sindaci dell'area metropolitana, associazioni di categoria e dei consumatori, sindacati, rappresentanti di università, scuole e ospedali, centri distributivi di beni e servizi e le aziende di trasporto pubblico locale.